Ciao a tutti appassionati del fai da te e benvenuti nel nuovo video di Zio Orso, il canale per i makers. Io sono Mauro e oggi vi parlerò del mio nuovo mini tornio da banco. Prima di andare avanti nel video, volevo parlarvi di un'idea che mi è venuta scambiando delle idee con Murphy Maker. Dunque, qualche settimana fa si ragionava sulla pubblicità e sugli incassi derivanti da YouTube. Io non li ritirerò mai gli incassi derivanti da YouTube e quindi ho deciso di togliere la monetizzazione dei miei video. Che succede? Questo non lo so, però potrebbe diciamo, penalizzare i miei video che magari, essendo che YouTube stesso non ci guadagna con la pubblicità, magari li propone meno e quindi potrei riaverne un danno da questo e quindi magari vengono visti meno. In questo caso reinserirei la monetizzazione però con un minimo di pubblicità, magari quelle dello scroll di lato, vediamo. Intanto voglio fare questa prova. E per andare avanti nel video, invece nel video in oggetto di oggi, volevo parlarvi di questo mini tornio da banco che è la mia terza collaborazione con Banggood. Infatti me l'ha mandato Banggood, che voi sicuramente conoscete già perché seguite il mio canale e quindi conoscete già questo marketplace di stampo cinese all'interno del quale potete trovare migliaia di attrezzature e insomma device utili al nostro hobby, al fai da te. Ho avuto un budget da spendere, ho scelto questo mini tornio. Mi è stato spedito in realtà un mese fa. Perché ne parlo soltanto oggi? Perché è arrivato con il case. Adesso vedete questo case metallico nero. E invece inizialmente me l'è arrivato con un case di plexiglass, che era però rotto, e da qui si vede anche la serietà della ditta. Quando ho fatto presente che era arrivato questo case di plastica rotto, mi hanno inviato subito questo case metallico che è bello resistente, è facile da montare. Io vi inserisco nella descrizione il link per acquistare sia il mini tornio, sia per l'acquisto del case metallico, se uno volesse rinforzarlo un po', ecco, potrebbe acquistarlo a parte oppure insomma prendere direttamente quello con il plexiglass, che comunque non è male. Dunque, si tratta di un supporto di alluminio con delle T-track che servono per fissare i vari elementi del tornio. Sul quale è montato questo motorino alimentato a 24 volts con il suo trasformatore che arriva direttamente già con la presa italiana. Il trasformatore ha 7 velocità possibili che possono essere regolate. I giri possibili sono dai 4.000 ai 7.000 circa. La potenza del motorino è di 80 watt, quindi non è potentissimo. C'è anche una T-track sotto che permette di fissare in modo abbastanza sicuro il mini tornio al banco. Dunque, sul motorino è montato questo mandrino, quello tipico del trapano, con la relativa chiave che permette di fissare il pezzo, una contropunta con questo triangolino di metallo che permette di mantenere in sede il pezzo di legno da tornire. Arrivano poi diverse chiavette utili diciamo, per settare i vari elementi, delle altre contropunte che però diciamo, sembrano abbastanza morbide, quindi non penso che le userò. Vengono forniti in dotazione anche delle sgorbie che io ho provato e vi sconsiglio di usare perché schizzano come dei grilli, cioè non sono affatto utili. Infatti io per la tornitura, lo vedrete anche nel video, ho usato i miei scalpelli alla fine perché queste sgorbie non mi hanno dato una sensazione di affidabilità elevata, ecco.
Per quanto riguarda il mini tornio, mi sono trovato molto, molto soddisfatto. Ho tornito pezzi di legno di una lunghezza massima di 10 cm e di una circonferenza di 5 cm circa, anche se sono tornibili fino a 6, però poi si rischia di toccare il reggi utensile, ecco. Ho visto che anche il mio amico Alessio di Walker Corner ne ha provato uno insieme a Pedro. Vi consiglio di guardare i loro canali per avere un punto di vista diverso su questo genere di attrezzi. È di marca diversa, però sostanzialmente si tratta di qualcosa di molto simile. Quindi vi lascio in descrizione il link dei loro canali e del video di cui vi sto parlando. E se volete acquistare anche voi qualcosa del genere per iniziare a tornire, io mi sto appassionando sempre di più alla tornitura e penso che ci farò delle cose molto interessanti in futuro, dei bei progettini da fare. Potete acquistarlo su Banggood, che chi segue il mio canale lo conosce già, è un sito, un marketplace di stampo cinese. All'interno del quale ci sono migliaia di oggetti in vendita e di attrezzature utili per il fai da te. Potete dargli un'occhiata, vi lascio in descrizione il link sia di Banggood sia per l'acquisto del case metallico sia del mini tornio. Inoltre vi lascio anche un codice per un buono sconto di 10% sugli acquisti che potete fare su Banggood. Che altro dire? Se il video vi piace, un like fa sempre piacere, condividete il video con i vostri amici. Se volete aiutare il canale, sapete come fare, vi lascio in descrizione tutte le istruzioni del caso per acquistare tramite Amazon. Se volete potete seguirmi anche su Facebook e Instagram, penso che questi due social vedranno un incremento del mio utilizzo in futuro perché dunque, sto riducendo un pochino la quantità di video prodotti, però sto cercando di usare un po' di più questi due social per farvi vedere quello che succede all'interno del mio laboratorio. Cos'altro aggiungere? Ci vediamo alla fine del video per i saluti. Ciao! About
magari. Oggi è davvero tutto. Al prossimo video, ciao!